ritrovati, oggi aggiungiamo un ulteriore aspetto al percorso di formazione e di sviluppo dell'orecchio che abbiamo intrapreso, che riguarda, diciamo così genericamente, il ritmo. La maggior parte delle musiche che noi ascoltiamo, eseguiamo, consideriamo è misurata, cioè all'interno di queste musiche, eseguendole, ascoltandole, noi possiamo rilevare una scansione regolare, una pulsazione. Oggi ci occuperemo delle relazioni, delle qualità che questa pulsazione presenta all'ascolto. Volendo capire le caratteristiche ritmiche di un brano, di solito cosa si fa? Si prende la partitura, si guarda all'inizio e si dice: ah, questo brano è in tre quarti, in due mezzi, quello che sia. Quindi si parte dallo scritto, il che è possibile, ma noi, come sapete, vogliamo mettere alla prova il nostro orecchio e migliorarlo. Quindi ciò che faremo è cercare di capire, di descrivere, di comprendere la struttura ritmica, e poi vedremo metrica, eccetera, di una melodia di un brano a partire dalla percezione. Quando parliamo di ritmo, associamo questa parola, questa realtà, questo aspetto della musica al movimento. Questo è abbastanza istintivo. Dovremmo pensare a un movimento molto coinvolgente, molto generale, cantando, ascoltando musica, facendo musica nel limite del possibile. È molto naturale associare un movimento che comprenda, che coinvolga tutto il corpo e si organizzi, ad esempio, all'interno di una realtà come quella della danza. Capite che sono aspetti di grande complessità, di grande importanza, di grande bellezza, che ovviamente qui non possiamo comprendere nei limiti abbastanza ridotti di questo video. I movimenti che qui sperimenteremo sono dei movimenti che potremmo chiamare descrittivi, cioè abbiamo delle espressioni musicali e cerchiamo di descriverle, di entrare nelle loro strutture, cercando di capirle meglio attraverso dei semplici movimenti, ad esempio delle nostre mani. Partiremo ancora una volta da materiali che conosciamo bene, prenderemo alcune delle melodie che già abbiamo utilizzato nei video precedenti e proviamo a entrarci dentro, a entrare dentro nelle loro strutture di tipo ritmico. La prima cosa che cerchiamo all'interno di una di queste melodie è il battito regolare, la scansione regolare che possiamo chiamare pulsazione. In realtà ci accorgeremo subito che non esiste una sola pulsazione, un solo tipo di pulsazione, ma praticamente in tutte le espressioni musicali cosiddette misurate, cioè che abbiano una scansione regolare, questa ha diversi livelli, ha diversi aspetti, che adesso proviamo a investigare. Ascoltiamo. Già conosciamo questa melodia. Ora cerchiamo una scansione regolare, una pulsazione all'interno di questa melodia. Non è difficile accorgersi però come queste pulsazioni possono avere diversi livelli, cioè possiamo trovare diverse pulsazioni all'interno dello stesso brano, diverse scansioni regolari. Proviamo. Quella che abbiamo già provato, ma sicuramente possiamo segnarne una più rapida, che è questa, ma anche una più lenta. Quindi la prima pulsazione che ho trovato è questa, ma posso ugualmente accompagnare il brano con questa. Quindi abbiamo trovato tre livelli di pulsazione. Ora dobbiamo confrontarli tra di loro. Provate a fare con me questo esperimento. Con una mano batteremo la pulsazione, la prima che abbiamo trovato, quella probabilmente che ci viene più naturale di eseguire. Con l'altra mano aggiungeremo quella più rapida e poi quella più lenta invece. Proviamo.
pulsazione regolare, aggiungo quella più veloce, ora più lenta. Facciamo un piccolo riassunto. Allora, la pulsazione, diciamo, più naturale, più immediata che può venire è questa. Quella più rapida che posso aggiungere e ora invece quella più lenta. Guardiamo più da vicino le prime due scansioni regolari che abbiamo provato. Quella, diciamo, intermedia, che era questa, alla quale ho aggiunto quella più rapida. Se analizzate queste due, vedrete che ciascuna delle pulsazioni intermedie contiene due delle pulsazioni più rapide. Chiamiamo queste scansioni più rapide suddivisioni, perché suddividono la pulsazione intermedia vera e propria, diciamo. Quindi possiamo dire che la pulsazione di questo brano ha una suddivisione binaria, cioè ci sono due suddivisioni per ciascuna delle pulsazioni. Ecco a cosa mi riferisco. Se adesso analizziamo invece quella più lenta, eccola, questa è quella intermedia, mi accorgo ugualmente che questa pulsazione più lenta contiene due pulsazioni intermedie, dunque abbiamo un rapporto binario anche tra queste due. In questo caso chiamerò la scansione più lenta metro. Il metro raggruppa le pulsazioni, in questo caso le raggruppa a due a due. Diciamo quindi che questa melodia ha un metro binario, perché questa è la pulsazione e io ogni due sento che è possibile scandire un battito più lento, il metro appunto. Potrei fare la stessa cosa alternando le mani. Proviamo a farlo ascoltando nuovamente la melodia. Alterno le mani. Eccetera. Riassumendo, io ascolto una melodia, trovo una pulsazione intermedia che mi sembra la più naturale, cerco una scansione più rapida e mi accorgo che è binaria, cioè che ce ne stanno due in ciascuna pulsazione. Dunque la melodia ha una pulsazione regolare e una suddivisione binaria, si dice anche una suddivisione semplice. Se adesso analizzo la scansione più lenta, trovo che anch'essa è binaria e questa, quella più lenta, l'abbiamo chiamata metro. Dunque, la nostra melodia ha un metro binario, una pulsazione regolare intermedia e una suddivisione ugualmente binaria che chiamiamo suddivisione semplice. Metro binario, suddivisione semplice. Ora ripeto l'esperimento con un'altra melodia. Ascoltiamo. La prima cosa che faccio è cercare una scansione regolare. Eccola. Benissimo. Riascoltando questa melodia, rifaccio quell'esperimento fatto prima di alternare le mani intanto che la accompagno. Quindi c'è una pulsazione, ora la alterno nelle due mani. Proviamo. Molto bene, vedo che questo è possibile, però se penso alla melodia e sento magari, ascolto, faccio caso anche all'accompagnamento, mi rendo conto che questa alternanza non è esattamente aderente alla natura di questa melodia. Riascoltiamo. Questa è la pulsazione intermedia. Ma se devo trovarne una più rapida, mi
vedo che questa che stavo eseguendo ora è quella che funziona. In questo caso, la pulsazione più lenta, che abbiamo chiamato metro, non cade ogni due pulsazioni intermedie, ma cade molto meglio ogni tre. Riprovate con me e vedrete che in questo modo il nostro movimento si adatta molto meglio alla melodia. Pulsazione. Eccola. Ora. Oh. Ogni tre. E se dovessi fare quella più rapida? Eccola. Analizzando quella più rapida, riscontro che è nuovamente binaria come quella che abbiamo visto prima. Allora, i nostri tre strati. Abbiamo una pulsazione intermedia, il metro, cioè quella più lenta, raggruppa tre e non più due pulsazioni intermedie. Quindi il metro di questa melodia è un metro ternario. Se invece vado a investigare il livello inferiore, la pulsazione più rapida, vedrò che come nella precedente melodia, la suddivisione è ancora a due. Dunque avrò una suddivisione binaria che chiamiamo suddivisione semplice. Metro, pulsazione, suddivisione. Il metro, abbiamo appena detto, raggruppa nell'ultima melodia tre pulsazioni. In realtà qual è l'effetto del metro? Il metro dà più o meno sensibilmente, a volte solo nel pensiero, un accento più forte nel punto dove si pone, dove inizia, no? Quindi il metro è una questione di accenti, l'accento più forte all'inizio del gruppo metrico, meno forti, più deboli gli accenti o le pulsazioni successive. Se riascoltiamo questa melodia, ci accorgiamo che l'accento più forte, l'inizio del metro, non corrisponde esattamente all'inizio della melodia. Provate a far caso. Eccolo. Eccetera. Quindi c'è una pulsazione che sta prima dell'inizio del gruppo metrico. Questo caso in cui abbiamo una pulsazione che precede l'inizio forte, l'accento forte del metro, si chiama metro in levare. Questo metro ha un levare, vale a dire un metro ternario, per così dire, normale, cioè in battere, è 1, 2, 3, 1, 2, 3. In questo caso invece avremo una pulsazione in precedente, quindi 3, 1, 2, 3, 1, 2. Come in moltissimi brani ternari con metro ternario, però ciò può succedere anche in melodie che abbiano un metro binario. Prendiamo in considerazione ancora un ultimo caso, ascoltiamo un'ulteriore melodia, in questo caso che non abbiamo ancora utilizzato finora, e proviamo ad analizzarla con i nostri gesti descrittivi. Cerchiamo una prima pulsazione, che può essere questa. Ora cerco una pulsazione più rapida. Eccola. Bene, se analizzo questa pulsazione, così stavo facendo, quest'altra scansione più rapida, che abbiamo chiamato suddivisione, in questo caso, viene raggruppata a tre, cioè ogni pulsazione intermedia raggruppa tre suddivisioni. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quindi la suddivisione è ternaria, si dice composta. Prima abbiamo visto la suddivisione semplice, due suddivisioni per ogni pulsazione. Ora abbiamo una suddivisione composta, tre suddivisioni per ogni pulsazione. Com'era il metro in generale di questo brano? Riascoltiamo. Cerco quindi la scansione più lenta. Questa è quella intermedia, quella più lenta. Vedete che è binaria. 2, 1, 2, eccetera.
riassumendo quali sono le caratteristiche metriche di questa melodia. Abbiamo una suddivisione composta e abbiamo un metro binario, quindi metro binario con suddivisione composta. Vi invito quindi a riprendere per esempio le melodie che abbiamo utilizzato finora, oppure altri brani a vostra scelta, magari quelli che cantate o che suonate, a riprenderli da un punto di vista dell'ascolto e a provare ad analizzarli partendo dal gesto che abbiamo sperimentato, applicandolo a questi brani e cercando di capire le diverse strutture che abbiamo introdotto. Quindi trovando una pulsazione, capendo che tipo di metro raggruppa questa pulsazione e cercando di capire la suddivisione binaria o ternaria, cioè semplice o composta. Alla prossima!